Noi siamo Damiano e Fabio Innocenzo, autori e registi di Favolacce. Favolacce tutt'oggi per noi rimane più simile a un amico che a un film, eppure di film si tratta, ed è un film che abbiamo conosciuto nella sua interezza soltanto una volta consegnato al pubblico, che può sembrare una frase incredibilmente retorica, e un po' anche lo è, ma corrisponde a realtà, perché era un film che noi avevamo scritto a 19 anni e di cui avevamo perso forse le coordinate più oggettive. Era un film che ormai era entrato nei nostri organi e che ci muoveva in maniera a volte scanzonata, a volte più pragmatica e seria, ma comunque sia, incredibilmente in profondità. E credo che i pro di Favolacce risiedano nel nostro essere stati sinceri con la storia stessa. E però tutt'oggi i riconoscimenti che Favolacce ha ricevuto ci risultano alieni eppure dolcissimi. Favolacce è stata una bellissima avventura che è cominciata ormai 10 anni fa, e paradossalmente si è sommata con quella che era la storia del film, ovvero narrare l'infanzia, che per antonomasia è un po' il tirocinio della vita, e noi in questi 10 anni in cui abbiamo procrastinato la realizzazione effettiva di Favolacce abbiamo vissuto un po' in questo limbo, e il risultato è frutto anche di una stranissima frustrazione che non abbiamo ancora sanato e che probabilmente non saneremo mai definitivamente, ma siamo soddisfatti al punto di poter fare un video del genere senza arrossire. Quindi è stato un lavoro molto duro, e come solo i lavori duri ti possono dare. È stato anche un piccolo mattoncino che abbiamo messo nella nostra maturazione come esseri umani e come persone, si spera. Sono Barbara Chicchiarelli ed interpreto il ruolo di Dalila nel film Favolacce dei Fratelli di Innocenzo. Lavorare a questo film per me ha significato innanzitutto realizzare uno dei miei sogni, ovvero prendere parte alla creazione di qualcosa di complesso, di poetico e di disturbante, ad una vera e propria opera d'arte. Poi la passione, la dedizione, l'acume di Fabio e Damiano e la consapevolezza che avrei lavorato con delle eccellenze del nostro cinema in ogni reparto mi ha sicuramente responsabilizzata più del solito. E così ho cercato con tutta me stessa di entrare in questa narrazione inedita, nell'immaginario del film e di trovare una sintesi del mio personaggio. Dalila poi è nata sul set insieme ad Elio Germano e grazie ad Elio e alle indicazioni di Fabio e Damiano e all'interazione con i bambini, questo processo è stato inaspettatamente, veloce, organico e favoloso. Sono Agostino Saccà, amministratore di Pepito e produttore insieme a Giuseppe Saccà di Favolacce. Un film che ha avuto un riscontro incredibile a livello globale, non solo per il premio a Berlino della sceneggiatura, ma è stato già pure in una situazione di pandemia con le sale chiuse, venduto in 30 paesi e in distribuzione in questo momento. Da qualche giorno è iniziata la distribuzione in America e quindi è qualcosa che ci riempie di felicità e di orgoglio. Orgoglio di avere individuato, trovato dei registi italiani, italianissimi, romani, romanissimi, in grado con il loro cinema, con le loro storie, di parlare appunto a livello globale.
e sentivo che la loro periferia, per il modo in cui veniva raccontato e per raccontata e per la verità con cui veniva raccontata, era una metafora di tutte le periferie del mondo. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Sacca, candidato come miglior produttore per il film Favolacce dei Fratelli d'Innocenzo. Sono molto contento che il film di Fabio Damiano abbia ricevuto tanti riconoscimenti, sono onorato di essere stato candidato come miglior produttore per questo loro film, contento che sia la mia seconda candidatura dopo averla ricevuta per il loro primo film e che in qualche modo questo così sta a testimoniare che c'è un filo che unisce un percorso artistico che dura da 5 anni, è durato 5 anni con Fabio Damiano, mio padre Agostino e me, un percorso che ci ha visti crescere sicuramente insieme con questi due talentuosi registi. Buonasera a tutti, sono Massimiliano Orfei in rappresentanza di Vision Distribution. È per noi veramente motivo di orgoglio aver accompagnato Favolacce nel suo percorso produttivo e distributivo. Il primo ringraziamento va a Damiano e Fabio D'Innocenzo che ci hanno regalato un vero gioiello. Dopo il premio a Berlino per la miglior sceneggiatura, queste 13 nomination ai David consacrano definitivamente il loro grande talento. Voglio ringraziare la Pepito, Agostino e Giuseppe Sacca, che hanno voluto coinvolgerci in questa avventura produttiva, così come Rai Cinema, Paolo Del Brocco, tutti gli altri partner coproduttori, AMCA Film, QMI e la televisione della Svizzera Italiana. Voglio infine ringraziare l'Accademia e la Presidente Piera De Tassis, mai come in questo momento è decisivo celebrare il nostro cinema. Stiamo uscendo da uno dei periodi più bui della storia recente dell'industria cinematografica, ma oggi il cinema italiano mostra di essere più vivo che mai. Mi chiamo Gabriel Montesi, ho interpretato Amelio sul film dei Fratelli d'Innocenzo, Favolacce. Aver incontrato i Fratelli d'Innocenzo è stata per me un'esperienza profonda, bellissima, un'esperienza che mi ha segnato a livello esistenziale e lavorare con loro è stata un'esperienza meravigliosa, allo stesso tempo difficile, tortuosa, scomoda. E aver avuto l'opportunità di interpretare Amelio è un'esperienza che ancora ad oggi faccio fatica a definire. Ciao, sono Lino Musella e in Favolacce sono il professor Bernardini. Partecipare a questo film per me è stato bellissimo, è stato il punto di arrivo di un rapporto e di un'intesa nata con i Fratelli d'Innocenzo prima ancora di questo film. Fabio e Damiano mi hanno scovato in teatro come attore e come autore e forse grazie al mio lavoro in teatro è nata in loro l'idea di affidarmi un personaggio come questo. È stato bellissimo per me scoprire come attraverso un film siano riusciti a elaborare un determinato modo di percepire la realtà e di restituire questa elaborazione, questa percezione attraverso un racconto che si trasforma poi in immagini e grazie agli attori anche in personaggi. Buongiorno a tutti, sono Paolo Carnera, sono l'autore della fotografia di Favolacce, dei Fratelli d'Innocenzo e sono molto felice di questa nomination al David di Donatello di quest'anno, 2021. Sono felice che sia avvenuta con questo film perché è un film importante, un film a cui mi sento molto vicino per tante ragioni, innanzitutto per quello che racconta. Una storia dura, è un monito per tutti. Facciamo attenzione che se tagliamo le nostre radici
perdiamo il futuro. E anche perché questo film, soprattutto perché questo film mi ha dato la possibilità di percorrere una strada profonda che mi è molto cara, un viaggio attraverso le immagini della memoria, perché il film è raccontato da una voce narrante, il diario di una, scritto da una ragazzina è trovato dentro un cassonetto. Quindi in qualche modo abbiamo cercato, dico abbiamo perché il film è stato fatto profondamente insieme a Fabio, anche dal punto di vista visivo, insieme a Fabio e Damiano Di Innocenzo, abbiamo cercato di dare un'immagine dolce a un film così duro. Leggere questa vicenda col filtro della memoria mi ha dato la possibilità di percorrere una strada, come dire, visiva, narrativa, diversa da altre strade che precedentemente avevo percorso nella mia carriera di autore della fotografia, sperimentando alcune cose, trovando nella mia ispirazione, nella mia creatività, altre strade. E toccando altri tasti. E il sentimento profondo di questa storia mi ha accompagnato per mesi. Grazie e spero a presto. Buongiorno, sono Esmeralda Calabria, sono candidata come miglior montaggio per il film Favolacce e Davide Di Donatello. Sono molto contenta, molto emozionata, molto felice di essere candidata e soprattutto di aver partecipato a questo bellissimo film realizzato da questi due giovani registi poeti. Un saluto. Buonasera, sono Paolo Bonfini e rappresento la scenografia di Favolacce per i Davide Donatello 2021 e sono molto molto contento e soddisfatto di essere qui con questo film che ha una sua storia che viene da insomma, un po' lontano perché comunque io conobbi Fabio proprio su questo, per questo progetto tanti anni fa. Lui era un giovane più che ventenne e mi propose di fare questo film. Io lo lessi e rimasi colpito da questa sceneggiatura che la ritenevo potente, quindi diedi la mia disponibilità per partecipare alla messa in scena di questo lavoro. Poi, appunto, insomma, era complicato e difficile, difatti c'è stato un altro film in mezzo prima di questo, però è bello vedere che come un giovane che non dimenticherò mai quel pomeriggio passato con Fabio a parlare appunto di tantissime cose, di questo progetto pieno di sogni e oggi è una realtà, è vera, ecco, siamo qui, appunto, ognuno per il suo, noi siamo qui con la scenografia. Quindi sono contento. Il lavoro è stato un lavoro, come sempre, insomma, comunque impegnativo perché non era facile trovare una dimensione in cui far vivere quella storia. Con Fabio e Damiano questo accade, loro sono molto precisi nel darti le indicazioni, nelle temperature che loro hanno in mente, te le spiegano e quindi, come dire, il mio è stato un lavoro di portare da una dimensione mentale a una dimensione fisica, è quello che fa la scenografia, poi forma la scatola dove accadono le cose. Buonasera, sono Daniele Fiori e sono lifestylist di Favolacce. Dunque, vorrei farvi vedere con le immagini la costruzione di Favolacce. Dunque, ecco come è stato costruito Favolacce. Questo è Favolacce. Vorrei ringraziare in particolar modo Giulia Melillo che si è dovuta rasare i capelli in scena e ha dovuto indossare la bellezza di una, due e tre parrucche. Grazie Giulia. Come vedi, alla fine il lavoro è venuto così bello. Queste sono le reference di ogni personaggio e qui c'è il risultato finale. Queste sono le reference e questo è il risultato finale. Che dire, lavorare con i ragazzi è stato veramente divertente. Complimenti a tutti e viva il David! Buongiorno a tutti, questo è il team che ha fatto il suono del film Favolacce dei Fratelli Di Innocenzo. Io sono Markil, il fonico. Ho fatto le riprese del suono diretta sul set e devo dire che è stata un'avventura sonora e umana veramente eccezionale e unica. Sono molto contento dell'avere fatto con Edgar, il mio microfonista. Grazie Mark, sono
Ciao a tutti, io sono Edgar Iacolenna e ho lavorato appunto al film, sul film Favolacce come microfonista. E quindi la mia mansione principale è stata quella di lavorare con il boom per riprendere i dialoghi ed anche altri suoni importanti per il film. Tutto ciò che è stato registrato sul set è stato poi lavorato in post-produzione e dunque cedo la parola a Fabio. Ciao a tutti, sono Fabio Pagotto. Nel film Favolacce mi sono occupato di montare tutto il suono che è stato registrato sul set. È stato un lavoro difficilissimo per tantissimi, sotto tantissimi punti di vista, ma un viaggio che vi farei davvero domani mattina. È stata una grande soddisfazione. Ringrazio tutti, le persone che hanno lavorato su questo film. E lascio la parola a Simone, che è una persona che si è occupata poi di arricchire tutto il suono che è stato sia registrato sul set che montato. Ciao a tutti, sono Simone Chiossi, supervisore degli effetti sonori del film Favolacce e insieme a mio fratello Gianluca, appunto, abbiamo realizzato la colonna internazionale effetti. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto dal punto di vista del ricreare le atmosfere, quelle atmosfere estive. Siamo andati a scavare in quelli che sono che erano i nostri ricordi di ragazzini in vacanza dalla scuola e quindi cercare di trasmettere quella sensazione di caldo, di apatia, di afa, ricercando cicale estenuanti o il suono dei televisori che arrivano dalle finestre aperte, lo schizzetto che innaffia i giardini. E insieme al lavoro del team, poi abbiamo passato tutto al nostro Maxons. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Maxence Tchekave. Je suis le mixeur de films Favolace. Donc, on a travaillé à Genève, à Free Studio, donc avec Fabio, avec Simone, avec Esmeralda, la monteuse du film, et Fabio et Damiano, donc les frères d'Innocenzo, qui sont venus au studio. On a travaillé tous ensemble pour prendre, lors du mix, toutes les bonnes décisions pour les effets sonores, pour les dialogues, pour que tout soit le plus clair possible. Que les envies sonores des réalisateurs soient exactement la même chose que ce qu'ils ont dans leur tête et dans la salle de cinéma. C'était toute une collaboration, beaucoup de discussions tous ensemble pour arriver à un résultat dont on est très content. Et c'était vraiment une super expérience humaine tous ensemble pendant 3 semaines à travailler sur le film comme ça. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.